Buongiorno. Ad oggi risultano ricoverati presso l'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani due pazienti positivi al test per il nuovo coronavirus. Trattasi di una coppia di nazionalità cinese proveniente dalla città di Wuhan, provincia di Hubei, in Cina. La moglie di 65 anni, attualmente in condizioni cliniche discrete, presenta un iniziale interessamento interstiziale, polmonare, febbricola e congiuntivite bilaterali. Il marito di 66 anni, attualmente anche lui in condizioni cliniche discrete, pur presentando un interessamento polmonare più pronunciato, con febbre, tosse e astenia. Sono altresì ricoverati presso questo istituto 12 pazienti provenienti da altre zone della Cina interessate all'epidemia. Questi pazienti presentano sintomi respiratori modesti, sono sottoposti al test per la ricerca del nuovo coronavirus. Altri 9 pazienti sono stati isolati nel nostro istituto e già dimessi dopo risultato negativo del test per la ricerca del nuovo coronavirus. Ulteriori 20 soggetti asintomatici che risultano essere stati contatti primari della coppia con la infezione dal nuovo coronavirus sono attualmente in osservazione presso il nostro istituto. Grazie.